In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 Perché siamo su arrivati ad un YouTube. punto in cui è più facile scegliere la guerra, scegliere l'apparenza, scegliere il mediocre. Ma si è determinata nel mondo contemporaneo una frattura traumatica tra il passato e il presente, cioè la memoria delle giovani generazioni si è paurosamente accorciata, no? Si è accorciata sia in un senso che in un altro, cioè accorciata sia riguardo al passato, nel senso che per un giovane oggi il passato è quello che è accaduto l'altro ieri, cioè l'anno scorso, Vent'anni sì, 10, 20 anni fa al massimo. Già se uno parla della resistenza sembra, non so, come le guerre puniche per noi. La resistenza per un ventenne di oggi equivale alle guerre puniche per noi all'epoca. Quindi la profondità di campo del passato si è ristretta, si è assolutamente ristretta questa profondità di campo. Per altro verso anche la prospettiva, diciamo, del futuro, no? L'arco dell'orizzonte del futuro si è terribilmente accorciato e in un certo senso il futuro è una sorta di curiosità superficiale che ha a che fare col déjà vu, cioè il futuro è un déjà vu. Io qui ho un BlackBerry della penultima generazione, non dell'ultima, di 3 anni fa, già superato dai BlackBerry nuovi, ma questo nuovo è déjà vu, cioè io so già che cosa accadrà, so già che andremo verso un computer più piccolo, più potente, più sofisticato, dotato di una gamma di servizi più ampia, ma questo è nell'ordine di quanto già noi conosciamo, no? È una pura innovazione, cioè non è un nuovo, è una pura ottimizzazione tecnologica. E naturalmente questo fa sì che i giovani precipitino dentro una sorta di buco nero, no, dell'esperienza. Ma le passioni tristi è un ossimoro, no? È un modo di mettere insieme due termini Due opposti. antitetici, due opposti, no? E, ecco, io penso che i giovani vivano questa sindrome delle passioni tristi. Cioè, se si sa che la tecnologia ormai non può che essere un déjà vu. Voglio dire, se il meccanismo di Gaia dice che la natura in qualche modo si autoprotegge, si autorigenera, Beh, si auto... vede, allora, intanto il meccanismo economico di mercato è un meccanismo micidiale, perché induce una serie di desideri fittizi e il nuovo desiderio fittizio sostituisce il precedente in una catena interminabile. A questo si aggiunga una realtà che è indiscernibile ormai dal virtuale. E quindi è una cosa. Ecco, io penso che questo possa essere superato unicamente da una condizione, da una pratica di relazioni, una pratica di relazioni diversa che deve porre al primo posto una cultura dell'esperienza, e quindi è non più una cultura, diciamo, sganciata dall'esperienza, ma una cultura dell'esperienza, una cultura radicata nell'esperienza, no? E per poter far sì che i giovani, ma anche i meno giovani, perché ognuno di noi in qualche modo è soggetto a questa confusione tra reale e virtuale, no? Perché i giovani, anche i meno giovani, in qualche modo imparino a decantare tutto questo. Cioè, io penso che la via non può essere una via proibizionista, cioè non si può. In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.